possiamo fermarci un attimo sulla parola seguimi, perché questa parola è molto forte per noi chiamati a collaborare all'annuncio del Vangelo. Gesù cerca dei collaboratori, chiama a seguirlo. Certo, è cosa ben nota, però è una cosa che sempre ci stupisce, vedere come Gesù vuol avere dei collaboratori, qualcuno che lo segua e che possa poi portare la sua parola. E questa è anche l'esperienza quindi di ciascuno di noi. Personalmente io ho vissuto in modo particolare in quest'ultimo periodo, per me è stato un po' come il rinnovarsi della vocazione, come allora, tanti anni fa, avevo scelto di seguire Gesù nel servizio presbiterale, così mi è sembrato quasi che il Signore mi chiamasse di nuovo a seguirlo in questo momento in cui mi è stato chiesto di mettermi a servizio di una chiesa locale. E appunto, dice il Vangelo, egli alzatosi lo seguì. Sono le parole che ho scelto per il mio monte episcopale. Un uomo che è seduto al banco delle imposte, che è chiamato ad alzarsi, a mettersi in piedi, a dimostrare una disponibilità nuova e quindi a dimostrare questa disponibilità a mettersi a servizio. Magari molti anni di servizio come preti ci possono anche avere un po' affaticato. Io spesso sento dei miei confratelli che vivono un po' la fatica del loro lavoro, del loro impegno. Ci è chiesto sempre di sentire questo passaggio di Gesù che ci invita ad alzarci e a seguire, a cercare anche le nuove strade da percorrere per riuscire a rinnovare la nostra disponibilità. Capire ogni giorno di più che è bello accogliere questo invito di Gesù e trovare i mille motivi nuovi che ci spingono a vivere il nostro annuncio del Vangelo. E proprio perché vediamo le difficoltà e la fatica del mondo contemporaneo, vediamo anche una società che soffre, che ha preso a molte difficoltà, ha perso molti punti di riferimento, ha bisogno di novità e ha bisogno di speranza. E certo, forse è difficile pensare di riuscire a portare nella società contemporanea novità e speranza, però allora possiamo accorgerci quanto sia importante riscoprire questo seguire Gesù, vedere in Lui colui che salva e che ha una parola forte e importante da dire anche alla gente del nostro tempo. Poi il brano del Vangelo prosegue dicendo, quando gli domandano come mai mangia e beve con i peccatori, già perché Gesù non ha avuto paura di chiamare anche un peccatore come è Levi, Matteo, a seguirlo. Ha preso un pubblicano e lo ha fatto diventare un discepolo. A noi è chiesto di non stupirci se Gesù mangia con i pubblicani, ci è chiesto anzi di imparare da Lui. Non ci è chiesto come Chiesa di difenderci dal mondo cattivo. Qualche volta abbiamo un po' questa tentazione, no? Di sentirci come se fossimo una città assediata. E invece sappiamo bene che l'immagine del Vangelo per la comunità dei cristiani non è quella di una città assediata, è l'immagine della città sul monte, come dicevo anche domenica nella predica all'ingresso. Dobbiamo capire che cosa vuol dire essere una città sul monte, costruire qualcosa di nuovo che aiuti il mondo a crescere, essere come comunità cristiana un segno che può diventare anche piccolo, un piccolo segno, ma può essere un segno di vera speranza per la gente che è intorno a noi, riuscire a costruire l'annuncio del Vangelo, ed è questo annuncio che porta novità nel mondo. Quindi qualche volta noi ci preoccupiamo molto delle cose negative che ci sono intorno a noi, degli errori e delle scelte sbagliate che anche la società contemporanea può fare, e questo ci fa chiudere un po' in noi stessi come comunità cristiana, con l'idea quasi di doverci difendere. Invece il nostro compito è quello di essere sul monte, di essere una luce, di far
in modo che tutti quelli che passano possano avere un punto di riferimento, un punto di orientamento, ed è costruendo e annunciando il Vangelo che si porta al mondo questo punto di riferimento. E ancora Gesù dice: non sono venuto per i sani, ma per i malati. Anche il nostro ministero è proprio un po' questo, non ci è chiesto solo di formare quindi dei piccoli gruppi di gente brava che segue, che è pronta alla parola del parroco, ma come dice Papa Francesco, di essere una chiesa in uscita che sa accogliere tutti, anche quelli che Gesù definisce malati, sa dare speranza a tutti, e questo certo dovrebbe essere sempre il nostro desiderio, riuscire ad essere una comunità cristiana serena, gioiosa, capace di porsi come una città sul monte, capace di farsi vedere dagli altri perché possono avere da lì un'ispirazione ad una vita migliore, e capace proprio quindi allora di accogliere e mettersi a servizio di tutti. Ho voluto dire queste poche parole di introduzione perché pensavo appunto che fosse bello iniziare il nostro cammino insieme partendo dalla parola di Dio, lasciandosi guidare dalla parola che viene da Dio, perché ovviamente le nostre parole umane sono sempre molto scarse, ma la parola di Dio invece ha qualcosa di importante da dire, è lampada per i nostri passi, è luce sul nostro cammino. Quindi anche tutte le volte che siamo un po' in difficoltà, in dubbio sulle scelte che dobbiamo fare, credo che se ci mettiamo in ascolto della parola di Dio capiamo davvero cosa fare, quali sono le strade autentiche. Questo vorrebbe essere appunto anche l'invito che faccio a tutti voi, di cercare insieme, sempre, attraverso l'ascolto della parola di Dio, quali sono le strade che possiamo costruire e seguire insieme. Ecco, poi vorrei dire appunto anche alcune cose più pratiche sul senso del nostro camminare insieme. Pensavo in particolare proprio all'aspetto fondamentale della collaborazione che ci deve essere tra il vescovo e i suoi presbiteri. È una grazia grande avere un presbiterio come il vostro, e dobbiamo appunto domandarci come costruire insieme questo cammino di collaborazione, di relazione. E si potrebbe usare anche la parola sinodalità, che adesso è molto in uso. È una parola che appunto usiamo molto e facciamo molta fatica però a mettere in pratica, perché è sempre facile dire che bisogna imparare a prendere le decisioni insieme, ad ascoltare insieme lo spirito che ci anima, quindi a camminare insieme. Questo vale per il vescovo con la sua diocesi, ma vale naturalmente per ogni parroco con i suoi fedeli. No? Ci deve essere questo rapporto profondo di sinodalità in cui ci si mette in ascolto. Però appunto so quanto questo poi è faticoso, è difficile, anche i nostri consigli pastorali sono spesso un momento che facciamo fatica a definire che cosa sia, non riusciamo a capire se dobbiamo farlo diventare un luogo in cui semplicemente si danno alcune indicazioni, alcuni avvisi, se invece è possibile riuscire a farli diventare luoghi in cui ci si ascolta davvero e si ci fa la ricerca di un cammino comune. Questo dovrebbe essere un po' il nostro intento, e quindi con tutta la fatica che questo richiede possiamo cercare di perseguirlo. E credo che il modello, io naturalmente conosco ancora molto poco la diocesi, ma credo che uno dei nostri principali impegni sia proprio quello di pensare, ripensare insieme la struttura di questa nostra chiesa locale. Dobbiamo fare naturalmente i conti con i numeri, perché i numeri sono quelli che sappiamo, sono quelli delle pochissime locazioni che ci sono, non soltanto qui nella nostra diocesi, ma un po' in tutta la chiesa italiana. Ma naturalmente il nostro intento è quello di domandarci come riuscire con le forze che abbiamo a tenere viva la comunità dei cristiani oggi, e quindi credo che questo richiederà soprattutto
nel corso di questi prossimi anni, spero, se il Signore mi dà la vita di avere questi 10 anni di servizio in questa diocesi, e però posso anche immaginare come in dieci anni il numero dei preti possa ridursi notevolmente, perché naturalmente so che molti di noi hanno già un'età più avanzata. La mia idea era quella di poter fare nel giro dei prossimi 3-4 mesi una visita personale a ciascuno di voi, cioè venire a casa di ciascuno a trovarlo, perché questo mi aiuta anche a conoscere il territorio, ma mi aiuterebbe molto conoscere le persone più da vicino e proprio conoscere nel contesto della loro vita quotidiana. Quindi io penso già dalla settimana prossima di cominciare a organizzarmi in questo modo e di telefonare ovviamente per prima alle persone chiedendo la loro disponibilità, ma di fare questo giro della diocesi di conoscenza e poter quindi anche poi conoscere molto più profondamente la vita e la storia e la pastorale, il cammino pastorale che svolge ciascuno di voi.